Nel 2008 ero ad una gara importante internazionale a Mosca. Arrivai secondo, ero felicissimo perché avevo rischiato tantissimo. Era l'apoteosi, soldi in tasca e non vedevo l'ora di andare. Presi un taxi, appena salì su questo taxi sentì una grandissima puzza di urina. E scocciato mi rivolsi male all'autista e in quel momento vidi che l'autista era senza gambe, un signore vecchio senza gambe che portava un pirla come me in discoteca. Lì qualcosa mi scattò nella testa. E diedi in quel momento tutti i soldi che avevo in tasca a questo signore, me ne tornai in hotel e dissi: di qua voglio cambiare la mia vita. Voglio cambiare la mia vita in meglio, voglio migliorare il mondo intorno a me. Quindi pensai tutta la notte, tornai a casa e inventai la mototerapia, che è semplicemente regalare la mia passione, il mio senso di libertà a ragazzi, persone che sicuramente senza questa, tra virgolette, invenzione non avrebbero mai potuto andare in moto. Mi chiamo Vanni Dera e vengo da un paesino di nome Pontinvrea. Questa è una delle tante storie che si intrecciano sul nostro cammino. Oggi ne racconteremo solo una piccola parte assieme ad un'altra storia, una di quelle storie che a noi piace tanto raccontare. Siamo a Brescia, nel piazzale Arnaldo, all'Urban Show. Vi diamo qualche indizio. Follia, fascino, danza, libertà, adrenalina e promesse. Urban Show è un evento spettacolare di moto freestyle che abbiamo voluto portare qui a Brescia, nel cuore della città. Vanni Odera è il capo crew di Data Boot, che è una delle più grandi compagnie di moto freestyle d'Europa. Sono spettacolo puro, lui è un pazzo come i componenti del suo team, e da ormai tanti anni collaboriamo insieme e portano grande divertimento, grande spettacolo nei nostri eventi. Con la moto salto, faccio freestyle motocross, che praticamente è un salto lungo 23 metri, alto 12 metri. In questa parabola la lascio, la piego, me la metto sotto sopra. In famiglia nessuno va in moto, nel mio paesino nessuno andava in moto e quindi non ho idea da cosa è nata la passione della moto. È un'espressione di libertà, però la cosa più bella del freestyle motocross che mi fa girare il mondo ormai da quasi 15 anni. Gli eventi sono fatti per essere vissuti come le città e quindi l'idea che delle moto saltino in mezzo alla città in piena sicurezza dà l'idea di una cosa bellissima, coraggiosa, ma soprattutto affascinante. Urban Show non è solo il moto freestyle, ma è anche spettacolo di varia natura, quindi con ballerini, canto, musica, intrattenimento, DJ set. È una serata proprio di spettacolo a 360 gradi. Questa è la potenza del moto freestyle, l'incanto. Per un attimo si torna bambini, col naso all'insù. Restiamo affascinati, in attesa del prossimo salto. Vogliamo vedere ancora una volta sbucare le ruote al di sopra della rampa di lancio. Vogliamo vedere ancora una volta le esibizioni dei centauri volanti. La mototerapia è regalare lo show di freestyle motocross, dove i ragazzi diversamente abili non stanno fuori come il pubblico, stanno dentro, sono integrati nello show, e poi una volta finito lo show li portiamo in moto. E portiamo tutti in moto, da paraplegici, tetraplegici, ragazzi non vedenti, autismo. Noi riusciamo a fare tutto perché la nostra forza è che ci vedono volare, ci vedono un po' come dei supereroi e tutti colorati in cielo, e poi automaticamente si fidano di noi e noi li portiamo in moto. È nelle pieghe di quelle attività considerate superflue che possiamo percepire lo stimolo a pensare a un mondo migliore, a coltivare l'utopia di poter attenuare le diffuse ingiustizie e le penose disuguaglianze che pesano come un macigno sulle nostre coscienze.